A te e a tutti ciurma e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori dopo che la volta scorsa siamo dovuti scappare ovviamente da quelli del WLF che sono arrivati tipo in massa ad assaltarci. È stata una situazione veramente abbastanza spinosa e tra l'altro abbiamo scoperto che le iene, anche quest'altro gruppo, danno la caccia a quelli del WLF. Il problema è che non penso che sarebbero comunque nostri amici a prescindere, perché ragazzi in un mondo del genere fondamentalmente si è un po' tutti nemici, no? Ci si odia così gratuitamente insomma. E tra l'altro per fuggire ci siamo ritrovati in dei tunnel davvero poco piacevoli, dove abbiamo incontrato anche dei nuovi infetti, carissimi scureggioni, o meglio conosciuti insomma con termine tecnico, shambler. Che meraviglia signore e signori, come se i bloater non bastassero a lanciare merda, ci mancavano quelli che semplicemente scureggiassero, mi pare normale insomma. Tra l'altro ho notato con molto piacere che un paio di voi, o due o tre di voi, adesso non ricordo di preciso ragazzi, hanno colto le varie citazioni che erano sparse nel corso del video, e questa è una cosa che mi ha fatto veramente molto molto piacere. È bello vedere che siete attenti ed è bello vedere che ci sono anche altre persone che conoscono a memoria certe frasi di certi film. E quindi ragazzi, quindi oddio, la volta scorsa ci siamo salutati proprio qua, tra l'altro da brava scema ragazzi, la combinazione era dentro uno dei distributori, me l'avete scritto voi. Da brava idiota non ho pensato di controllare appunto nei distributori. Quindi adesso ragazzi veramente devo un attimo vedere cosa fare. Allora potrei utilizzare una molotov, ma devo un attimo rendermi conto di com'è la situa qua nei dintorni. Abbastanza drammatica oserei dire, perché comunque che cazzo è? No raga, oddio, allora sti versi già un pochettino nel panico come ci fanno andare. Quindi allora proviamo un attimino a venire di qua, proviamo a fare il giro di qua signori, perché qua sembra esserci un solo shambler. Solo che veramente questi affari raga mi creano non poca ansia, se vi devo dire sinceramente, davvero non poca ansia. Quindi io non so se sto coso tornerà indietro o continuerà a fare il giro di là. Che cazzo sta succedendo? Chi è che mi sta vedendo? Cioè chi di preciso? Allora proviamo ad allontanarci, perché l'ultima volta ragazzi che ho usato la trappola esplosiva ci sono esplosa anche io. Ah ecco, ci sono esplosa anche io appresso, mancavano i runner. Allora adesso dobbiamo sperare ragazzi che il caro scureggione vada direttamente sulla trappola esplosiva e faccia pum, ma proprio pum. Quindi cerchiamo di stare alla larga perché sta andando proprio di là ragazzi. Intanto teniamo d'occhio. Ma sei una merda sifilitica sei. Cioè ma porca vacca miseria, cioè di qua dovevi venire? Vai di là, devi andare sulla trappola che ho messo apposta per te, c'è un regalo. No raga, no, io non sto credendo a quello che sto vedendo, se ve devo dire sinceramente. E mo basta, mi avete rotto i coglioni. Occhio, no, sta venendo di qua raga, non ci posso credere. Non mi dica che esplodo pure io però. Ah merda. Ok, allora quello che mi avete consigliato ragazzi tra l'altro è di non usare troppo fucili. Che cazzo è? Mannaggia bubba, mannaggia. No, raga, niente. Allora, vedete, poi mi sto sfiata. No, vabbè. Nubi tossiche, scuregge volete dire. Raga, non diciamo nulla, ok? Queste sono le ennesime dimostrazioni. Ah, mi ha fatto ripartire da quando avevo già piazzato la trappola esplosiva. Sono le ennesime dimostrazioni che io lo stealth non lo posso fare ragazzi. Non posso farlo. Allora io direi di stare attenta, perché prima è stato sto stronzo di runner che ci ha fatto scoprire. Anche se veramente non vedo un cazzo senza la torcia. Quindi oddio, non so come regolarmi raga. Veramente non so
non so come regolarmi. Lo posso ammazzare? No, devo premere triangolo. Ma sono deficiente, sono. No, raga, è il dramma, è il dramma. Cioè, terribile. Vieni, ballo. E boom, bitch. E vici di stronzi. E allora, cioè, parlamone, Joe! Pronto? Vogliamo passare tutto il video qua? Certo che no! Certo che no, ma perché cazzo non riesco a fare nulla, dico io! Regà, cioè, io... Boh, veramente, non so che dire. Cioè, è vero che sta situazione comunque è spinosa, è una merda, tutto quello che voglia... No, 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 no! Zitto, 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 zitto. Che prima, raga, pensando di fare l'uccisione silenziosa, ho premuto quadrato. Invece devo premere triangolo per afferrare, quindi... Allora, a parte tutto, intanto... Chi altro c'è qua nei dintorni? Allora, lo scureggione là in fondo e vabbè, lo sappiamo. Lo scureggione di qua e vabbè, non lo sappiamo. Raga, proviamo a fare questo, basta. Dimmi che muore tipo malissimo, per favore. Dimmi che muore tipo malissimo, che muoiono tutti malissimo. Hanno preso fuoco, ditemi di sì, vi prego. Ditemi di sì, che muoiono tutti quanti fra le fiamme dell'inferno. Chi mi sta vedendo? Addio de Gesù, è esploso lo scureggione. Credo sia esploso lo scureggione. Ma gli altri non sono morti, ma proprio per niente. Che palle enormi. Ma con che cattiveria, tutti quanti belli radunati. Andate ragazzi, andate, andate. Andate, forza, forza. Che già ci avete dato troppo filo da torcere. Ok, allora gli altri due credo siano morti ragazzi. Ma temo che lo scureggione sia ancora in giro. Le molotov, regà, sono una manna, va bene? Però non voglio usarne altre per adesso. Quindi lo scureggione è rimasto lì. Ma la mia trappola esplosiva è tipo esplosa malissimo. Quindi me ne posso creare un'altra. Che dite ragazzi? Lo famo? Lo facciamo esplodere tipo malissimo fra le sue scuregge fetide schifosissime. Tanto devi fare il giro di qua, merdaccia. Dai, su. Vieni, merda, vieni. Forza. Datte da fa. Dina, ti consiglierei di allontanarti, perché non vorrei fare game over a causa tua. Ok. È morto? Questo è bastato ad ucciderlo? Ok. Oh. Sono pronta a uscire da qui. Ok, signore e signori, se ci metto un minimo di impegno ce la posso fare, anche senza fare disastri. Va bene, bellissimo. Ah, il culo dello scureggione, eccolo qua. Allora, raccogliamo ovviamente tutto quanto, ragazzi, nei dintorni. Perché continuate a sgridarmi, continuate a dirmi che non esploro abbastanza. Anche se in luoghi come questo, ragazzi, c'è più di quello che faccio, sinceramente. A me sembra un po' complicato, perché comunque non sono luoghi tanto ampi. Quindi cerco sempre, con tutto l'impegno possibile, ragazzi, di davvero guardarmi in giro. Cioè, di guardarmi intorno, anzi. Quindi vediamo un pochettino. Cioè, raga, guardo ogni anfratto, ogni angolo possibile. Joke lo esplora. Va bene, allora, qua c'è altro. Eh sì, qua sotto c'è altra robetta. Tac e tac, fantastico. Di qua invece vediamo un po', vediamo un po'. Qua sembrerebbe, no, questa porta è proprio incastrata, cioè proprio nella merda. Penso non ci sia nulla da fare. E di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. È dove sono appena stata? Credo proprio di sì, ragazzi. Sì, 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 sì. Comunque, altra roba al massimo. Fatemi vedere se mi posso creare qualcosa. Ma sì, dai, creiamoci un'altra trappola esplosiva. Che comunque anche, ragazzi, possono rivelarsi utili.
Quindi, vediamo quest'altra roba. L'ho presa di qua. Poi, tra l'altro, regà, al buio non è tanto facile, cioè, notare ogni bucio dove entrare. Però credo, e ripeto, credo di aver guardato dappertutto. Davvero dappertutto? Penso proprio dappertutto. Allora, adesso, qua da dove siamo arrivati. Aspetta però, scusa un attimo. No, non posso tornare indietro. No. Speravo di poter tornare indietro, ragazzi, al distributore, ma ovviamente è lì più in alto di una certa roba, non si può arrampicare. Quindi va bene, allora seguiamo la luce di Dina. Dove andiamo? Dina. Cosa guardi? Dina. Perché guardi sempre il nulla? Concentrati, Dina, concentrati. La porta che ci serve è di qua. Oh, finalmente, ragazzi, ce la possiamo fare ad uscire, eh? Boom. E boom. E boom. Altre zone di merda. Ok. Fatto. A posto. Ah, la luce del giorno. Mai cosa fu più bella ai miei occhi. Raga, sti posti così oscuri e claustrofobici, ve l'ho detto, io non sono claustrofobica, ma mi mettono una certa ansietta e una certa inquietudine. Quindi allora, prima di andare verso la luce del giorno, sempre per farvi vedere che sono una brava alunna, mi guarderò intorno. Però qua non c'è sta proprio una mazza di niente, ragazzi. Quindi sembra un incidente ferroviario. Eh sì. Grazie, Sherlock. Infatti, ci voleva proprio Sherlock Holmes. È arrivato Sherlock Holmes, è arrivato. Quindi, treno, vagone, qualcosa su questi sedili tutti spappolati? No. Va bene, andiamo allora, ragazzi. Possiamo finalmente dirigerci, Gesù, verso la luce del giorno. In funzione dopo l'epidemia. Ma i treni, dici? Valla a sapere. Sì, vedo la luce, pure io vedo la luce. Che bella la luce. Speriamo sia la luce del giorno. Eccomi. Che? Chi c'è? Già cosa? Già. Che vuoi fare? Vuoi restare qua? Già, non lo so, ma che cazzo d'affermazione è già? Vabbè, comunque. Mi sto chiedendo a sto punto. Sembra la luce del giorno. Almeno mi auguro sia la luce del giorno. Però così dovrebbe essere. Non distruggete le mie speranze, per favore, eh? Ok, alcol. E nient'altro. Quindi possiamo uscire dall'altra parte. Eccoci qua, Sherlock. Dovrebbe essere la luce del giorno, ragazzi. La luce è vicina. Sì, la luce del Signore è vicina. Ti spingo io. Forza, sì. Dina, dai. E opla. Attenzione a non buttarmelo in testa, aspetta, fammi allontanare. Cosa vuoi che abbia trovato? Era già lì. Cioè, l'avevi visto anche te, Ellie, eh? Non è che devi far finta di niente. Oh. Questo salto così acrobatico non richiesto, okay. Tra l'altro, che è successo? Andiamo. Siamo quasi fuori. È bella stanca. Vabbè, raga, giustamente. Dopo tutto il macello che è successo, in effetti penso che un po' chiunque sarebbe un po' stremato. Niente, colpi al massimo. Come sempre, non posso ricaricare, fare un cavolo. E ta-ta-ta-ta-ta, qua niente. Mica qua c'è sta qualche sorpresina. Spero di no. Niente di troppo spiacevole, mi auguro, vero? Oh porca miseria, non mi tocca, maledizione. Oh! Ellie, la maschera. Tieni, ti do la mia. No, non toglierla. Dina, no. Ellie, ferma. Cosa? No, Ellie, no. Basta. Non sono infetta. Sono immune. Non sto tossendo, vedi? Dina! Merda. Puoi correre? Sì! Allora andiamo! Forza! Oddio, raga, io l'avevo detto che prima o poi... Ah! Che prima o poi l'avrebbero scoperto!
aperto, ma era per forza Ellie! Riposo. Muovi, Tenira, muovi le chiappe! Ah! Vaffanculo, mannaggia la miseria! Poi mi fanno succedere ste cose di colpo. Cioè, Dina si stava per togliere la maschera per dargliela a lei. Cioè, regà, io penso che questo sia un gesto, cioè, importante. Dramma, dramma, dramma. Via, 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 via. Muovi, muovite, muovite. Molla, mannaggia santa. Sì, però te devi muovere, Dina. Devi muovere le chiappe. Devi muovere le chiappe. Devi muovere le chiappe. Oh. Ci tocca correre, ci tocca correre. Poi tra l'altro, regà, cioè, compaiono a decine. Oh, tutte le volte. Oddio, non vedo dove vado, non si vede un cavolo. Corri, cazzarola. Regà, che situazione di merda, di merda, di merda, di merda tutto. Che ne diresti di un riposo in un teatro? Mi sembra una grande idea. Mamma mia, regà, che riso, queste situazioni veramente... Ci siamo quasi. C'hanno una tensione assurda. È stato terrificante, cazzo. Tranquilla. Mamma mia. Vieni. Ci sei? Forza. Se c'è già qualcuno? Bisogna vedere pure se non ci stanno infetti, eh. Vieni. Così, prima vista, è sicuro. Mamma che ansia di tutto, regà. Vuoi dirmi cos'è che non va? Che cos'ho che non va? Ellie, ti ho visto respirare le spore. Te l'ho detto. Sono immune. Ok, sei immune. Ma smettila. Come fa se no? Mi hanno morso molti anni fa. Che cazzo stai dicendo? E dopo il morso non è successo niente. La bruciatura. Esatto, gliel'aveva pure detto. Lei non le aveva creduto. Maria e Tommy e Joel sono gli unici che lo sanno. Sapevano. E ora anche tu. Non posso infettarti se è questo che ti preoccupa. Ma neanche renderti immune. Puoi dire qualcosa? Ellie, io... credo di essere incinta. Cosa? Tranquilla, non è tuo. E quindi che...
Quindi che facciamo ora? Niente. Devo solo riposarmi un attimo. Cazzo. Da quanto tempo lo sai? Ho un ritardo di qualche settimana. Qualche settimana? Potevamo... Potevamo tornare indietro. Non lo sapevo. Non ero sicura, ok? Non volevo essere un peso. Ora invece non lo sei, vero? Vado. Controllo che qui sia sicuro. Tu, riposati. Mamma, regà. Cioè, poi... te le sparano una appresso all'altra. Una delle pochissime cose che ricordavo del gioco è appunto che Dina fosse incinta. Questa cosa la ricordavo. Però, regà, cioè... lo si viene a sapere appena... dopo che Dina scopre che Ellie effettivamente è realmente immune. Cioè, regà, le emozioni s'accavallano. Quindi, dopo aver ricevuto queste notizie, direi che è il caso appunto di esplorare sto posto, controllare che sia davvero sicuro. Perché non si può mai sapere, cioè comunque ci stanno delle porte barricate, ragazzi. È probabile che magari qualche infetto sia stato chiuso da qualche parte. Questo è possibile, insomma. Quindi le pillolette le prendiamo, gli straccetti li ho presi e questo c'era nel bagno. Poi quest'altra porta è chiusa, ma qua cosa c'è? Chissà quanti personaggi muoiono qui. Il Pinnacle Theater presenta An American Tragedy, Cassandra. Beh, se è una tragedia, sicuramente morirà diversa gente, questo sì. E allora, prima di andare di sopra, perché c'è anche un piano di sopra, proviamo ad aprire qua. Niente. Le porte sono chiuse. Al di là di questi scaffali c'è qualcosa. Sembrerebbe proprio di no. Quindi non ci resta che andare, ragazzi, al piano di sopra e vedere un attimino. È incinta, cazzo. Come si fa a mantenere un segreto così? Cioè, l'ha detto che non era sicura, però, regà, ritardo di qualche settimana. Cioè, io posso capire se magari uno dice, ah, una settimana di ritardo, però, cioè, se magari sai di aver avuto rapporti a rischio, è già una settimana, penso che cominci a farti venire un pochettino di strizzetta, quindi... passare diverse settimane col dubbio, senza dire niente a nessuno... non è forse la cosa più saggia da fare, ma probabilmente aveva anche paura appunto di essere o giudicata in qualche modo, non lo so, raga, cioè non si può mai sapere cosa si scatena nella mente di una persona, cioè è veramente impossibile da sapere del tutto. Ma di qua, raga, non si può andare proprio da nessuna parte, però c'è una carta delle nostre che si chiama Beyond. Che figus! Ed è un eroe, bella, bella. Quindi questa porta, vabbè, era sbarrata, quindi di qua non c'è nulla. Non ci resta allora che guardare di qua, vedere se possiamo aprire qualche mobiletto, qualche cassetto. Qualcosa, qui c'è un foglio, ci sono delle lattine tipo di cola. 4 settembre, io, Perez, Green e Adams siamo arrivati alla postazione radio 2 giorni fa e il WLF non si è fatto ancora vivo per fortuna. La città gli appartiene ormai, siamo riusciti a metterci in salvo per una combinazione di fortuna e tempismo. Torres Ward e gli altri saranno già morti, ci accampiamo qui, per ora ci basta essere vivi. 6 settembre, non riesco a dormire, brucio per la febbre, niente medicine, ho cercato ovunque, non abbiamo nulla a parte le uniformi. Nessuna, giriamo. Nessuna risposta alla radio. Quanti di noi ce l'avranno fatta? 7 settembre, febbriciattola. Non ho ferite profonde, posso escludere l'infezione. Gli altri stanno attendendo il buio per fare una sortita all'ospedale in cerca di medicine e altro prima di spostarci altrove. Sono bravi ragazzi. 10 settembre, perché ci mettono tanto? Ok. Quindi qualcuno si era...
Qualcuno... è meglio stare attenti. Si era accampato qui, solo che a quanto pare... Poi, regà, quelli che sono usciti, mi sembra di capire, non sono più tornati, purtroppo. Allora, qua c'è uno straccetto, ci possiamo fabbricare... Direi di farci una molotov, ragazzi, e un altro medikit, visto che ci siamo... E raccogliere quindi intanto questo pezzo di straccio. Regà. Quindi pure questi scappavano dal VLF. Quindi proviamo a salire di qua, ragazzi. Però come dicelli, comunque in ogni caso è meglio stare attenti. Ma qua c'è un generatore o robe simili? Perché sto cavo da qualche parte porterà, insomma. Aspettate, scusate, proviamo ad aprire prima qua. Projector room, la stanza del proiettore. Comunque sì. Qua c'è la radio. Funziona? Un altro biglietto. 13 settembre. Prima aveva scritto "non penso che torneranno". Poi ha cancellato e ha scritto "non torneranno. Saranno caduti in un'imboscata o mi hanno scaricato. Non è colpa mia se mi sono ammalato. Almeno la febbre è passata, ma muoio di fame. Forse dovrei perlustrare gli edifici vicini in cerca di cibo e provare a contattare qualcuno alla radio. La pioggia incessante significa che almeno non morirò di sete. Sfortunatamente fa saltare in continuazione la corrente e usare la radio diventa complicato. Non che mi abbia risposto qualcuno, ma il VLF non può aver colpito tutte le postazioni radio della Fedra. Non può essere. Devo insistere. 16 settembre. Ho sognato che mi ridevano mentre morivo dissanguato per un proiettile allo stomaco. Mi sono alzato un'ora fa, tremante. Mi serve una sigaretta. Sono in un cazzo di teatro, mi sarei aspettato di trovarne uno o due pacchetti in giro. E invece no. 19 settembre. È saltata di nuovo la corrente. Vado sul tetto per vedere di ripristinarla. Quindi... la radio di regola funziona. Però, come sempre, ragazzi, ci serve la corrente. Beh, la radio può essere una fortuna, comunque. Va riattivata la corrente. Eh sì, questo già era abbastanza chiaro, Ellie, comunque. Di qua abbiamo alcol e un'altra roba per gli esplosivi. Cassettino, ce lo fate aprire? No, manco un cassettino ce fanno aprire. Di qua che abbiamo ingranaggetti, altra roba utile in the sand, sembrerebbe di no. Quindi non ci resta che andare sul tetto, signore e signori, a vedere di riattivare sto benedetto generator. Minchia come piove. Andiamo, va. Vediamo un pochettino. Oddio, a meno che il tizio non è morto qua sopra, nel tentativo di riattivare la corrente, magari si è piato una scossa assurda. È morto folgorato. Spero di no, cioè, poveraccio. Era rimasto pure da solo, ragazzi. Cioè, che cavolo. Figo. Il dettaglio, si è messo il cappuccio. Perché piove. Cosa c'è qua? Eccolo, no, raga, non ci posso credere. Cioè, io l'ho detto per dire. Accidenti. Ti sei fritto? Forse non eri questo grande elettricista. No, raga, non ci posso credere. Vi giuro che non me la ricordavo sta cosa. Cioè, figuratevi se mi ricordavo un dettaglio simile. Ma poveraccio! Cioè, raga, è rimasto pure... cioè, fregato, è morto malissimo. Poverino. Dopo essere rimasto solo. Cioè, cosa bruttissima, ragazzi. Attenzione, non vorremmo fare la stessa fine di tizio qua. Devo fargli qualcosa, spero di no. Fatto sta che se l'ha presa, ovviamente fa contatto sta roba qua, eccetera. È ovvio che comunque la corrente continua a saltare. Però ce la faremo andare bene. Speriamo, ragazzi, che comunque regga. E almeno adesso il teatro sarà illuminato, tra l'altro. Perché, regà, continuare a stare in questi luoghi bui veramente mi va bene. Nansia. Va bene. Ok. La radio adesso funziona. Funziona. Però sappiamo su che frequenza ci dobbiamo mettere, ovviamente no. Fissate. Non va? Questa chiave? Che cos'è? Ok. La chiave di che cosa? Cioè porte, cassetti, che roba? Beh, la radio non va. Cioè è mezza distrutta o non lo so che cazzo di problema c'ha. Comunque ad accendere si accende. Vabbè, ripeto, ste chiavi non ho idea a cosa cazzo serviranno. Cioè tutte le altre porte, ragazzi, sono chiuse, eh? Forse c'è qualcosa che mi è sfuggito di sotto, magari, perché qua sopra non c'è niente. Vabbè, torniamo di sotto e vediamo un attimino che cosa possiamo fare. Ah, questa, certo. Adesso la posso aprire. Ah, c'è la chiave magica.
Minchia, Ellie, alla prima già ne stavano tipo 3-4 di chiavi. Che bello. Wow, ragazzi, questa cosa è bellissima. Cioè, i teatri sono, possono essere una cosa veramente bellissima. Cioè, comunque c'hanno il loro fascino, raga. Ci sta poco da fa. Joel, sarebbe bello guardare un film qui. Oh, lei che mi nomina Joel, mannaggia a te, mannaggia. Perché mi devi far scendere la lacrimuccia? Pizzas. Oh, intanto guardiamo un attimo, raga, fra tutte queste poltroncine, perché non vorrei che davvero ci sia qualcosa qua in mezzo e io me lo perda come una polla. Però sembrerebbe non esserci nulla, almeno così a primo impatto. Qua sopra sì, ci sarà qualcosa, vero? Oh, no, neanche qua, Juke. Proprio niente, Juke. Attacchi, Juke. Va bene, ok, Ellie, ok. E dietro questa magnifica tenta. Aspetta, qua c'è un foglio. Ah, ok, che dice? The Sick Habit con i Bricks Shit Houses Pinnacle Theater, $25 all'ingresso. I proventi saranno devoluti all'incentro per l'infanzia di Seattle. Dai, una nobile causa. Scaletta, bla 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 bla. Bis, bla 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 bla. Va bene, ok, interessante, interessante. E dietro questa tenta, cosa c'è? Oddio, è un manichino. Da brividi. No, io odio ste cose. Non ci credo. Io odio i manichini. No. Minchia, raga, possibile. Mo ogni volta che troviamo una chitarra acustica c'è deve venire il magone. C'è sta poco da fa. Quasi a sembrare musica. Ah, faccio pena. No. Ci mancano soltanto i calli sulle dita. Già. Dai, andiamo. È questo? Sì. Ah, cacchio. Mannaggia. Provo a indovinare. Perché vuoi rovinarti la sorpresa ora? Chissà. Un dinosauro? Smettila di insistere, non te lo dico. Vediamo. Un elefante? È una cabrio? Non indovinerai. È un cucciolo? Tanti gattini? Cioè una nidiata? Cos'è una nidiata? Un mucchio di gattini. È più carino chiamarlo mucchio di gattini. Non lo so perché, ma si dice immediata. Raga. Dopo quello che è successo, cioè, mi fa male. Se ci saranno altri flashback oltre questo, io sinceramente non lo ricordo. Sarà ogni volta così, raga. Mi vedrete ogni volta con le lacrime agli occhi, perché mi fa male. Mi si riapre quella ferita. E non ci posso fare nulla.
Che palle, raga. Sta attenta. Tranquillo. Ups. Ah! Oh! Ma lei non aveva paura di nuotare, è vero? Ma sei impazzito! Dovresti vedere la tua faccia ora. E se fossi annegata? Perché dovresti annegare? Lavora sull'autostima, piccola. Sì, ridi, vecchietto. Questa me la paghi. Da quella parte. Ti odio. Imparato a nuotare. Ha anche imparato a nuotare. Vabbè, penso gliel'avessi tipo chiesto, no? Ah, vedi. Non che magari solo... spingere l'acqua con tutto il braccio. Bla bla bla. Che lei gli aveva chiesto di insegnarle a nuotare, forse anche, credo. Che roba. Tutto lo zaino su. Guarda. Vedi quel cervo? Visto? Di là, guarda. Sì. Ho visto. Sì. Sembra... Wow! Dai! Allora com'è? Rinfrescante. Non è bello essere lanciati in acqua, vero? Beh, in realtà dobbiamo comunque procedere a nuoto. Ah. Ti ho spiegato e questo ti fa arrabbiare. Sì, questo mi fa parecchio arrabbiare. Muoviti. Ah. Non ce la faccio, raga. Dobbiamo passare sotto. Fai un bel respiro. Sì, nessun problema. Scusate il silenzio, ragazzi, però cioè, ci stanno certi momenti che sono tipo poetici, tra virgolette. E mo rivederlo a lui, cioè, il mio professore di storia delle medie che mi chiede scusa per essere stato un coglione? Come, scusa? Litigavo con un'amica, diceva che le luci erano terroristi. Finivamo sempre in punizione. Dovresti smetterla di arrabbiarti per quello che dico. Difficile con gli idioti. Provaci almeno. Un altro è bel tuffo. È difficile, sì, però a dove volte si deve pensare un attimo, regà, al proprio di benessere. Arrabbiarsi con gli idioti purtroppo non serve a nulla. Quindi forse a volte la cosa migliore è l'indifferenza. Ancora. Un nuovo paio di scarpe? Ehi, ma quante ne hai? Non quante vorrei. Ci siamo? Vieni. Ok. Al diavolo, ci rinuncio. Dopo averne dette 3000. Per caso è un'enorme collezione di fumetti. Anzi no, una collezione di DVD. Sì. E non è quale vero. Delle due? Sì, e basta. O magari di Laserdisc. Ne ho sentito parlare. Vabbè, ma che facciamo? Continuiamo? Procedemus, Joel, andiamo. Mazza, in mezzo a sta vegetazione. Bisogna fare attenzione alle spine. Porca vacca, Joy. Eccoci. Mio Dio, è un dinosauro! Niente meno. Joel! Sorpresa. Porca merda. Porca vacca, un dinosauro! Che dolce che le faccio le sorprese. Uffa. Che figo, ragazzi. Stupendo. Il re delle lucertole tiranne. Che bestione. Joel ha promesso di portarmi in campeggio la settimana prossima per il mio compleanno. Dice di volermi mostrare qualcosa che adorerò. Era tutto impettito, il vecchio trombone.
Kat si è seduta accanto a me per guardare il film. I nostri gomiti continuano a sfiorarsi. Non è che lo faceva apposta, chi lo sa, forse no. Probabilmente, probabilmente no. Dina mi ha fatto una corona per il compleanno. È tornata da quel campeggio carica di carta. È spettacolare. E poi c'è, ovviamente, il disegno del tirannosauro. Ma c'è altro? C'era solo questo. Ma ci possiamo salire sopra? No, non me lo dire. Oddio, ma veramente. Oddio, che figata! Ellie, attenta. Sto scalando un dinosauro. Sì, lo vedo. Cerca solo di non romperti l'osso del collo. Che figata, ragazzi, dai! Guardami! Sono su un cazzo di dinosauro! Ehi, ehi, sei impazzita? Non saltare! Aspetta, scendi, piano. Oddio, non c'è abbastanza acqua là sotto, sì. Vai! Ehi, ehi! Hai visto? Sì, ho visto. Quasi gli prendo un infarto. Brava. Sei stata brava a non romperti niente. Oddio, raga. Quindi c'è altro. No, il museo. Dai, che bello. Questo cos'è? Un libro? Ma è sui dinosauri. Wow. Vabbè. Bellissimo come lei, raga, si entusiasmasse per qualsiasi cosa. E Joel adorava vederla entusiasta per qualsiasi cosa. Oh, forte. Vuoi provarlo? No, grazie. Dai. Peggio per te. Oh, che carino. No, vabbè, raga. Bellissimo tutto ciò, eh. Ah, mannaggia, mannaggia. Allora, vediamo se c'è qualcosa da scoprire anche di qua. Mazza. Qua non si vede niente. Soliti manichini che danno fastidio. Perlomeno a me danno fastidio, ragazzi. Pronto? Sì, mi spiace, ma i dinosauri sono impegnati. Che stai facendo? Oh, un attimo, un dinosauro si è liberato. Joel, è per te. Divertente. Sì, era divertente. Capita? Sei vecchio. Avevo capito, sì. Bene. Mamma mia, raga. Cioè, poi il rapporto che si era creato fra di loro era davvero qualcosa di speciale. Come quello che, insomma, quello speciale che si può ovviamente creare fra un vero padre, insomma, con la sua vera figlia. Erano davvero come padre e figlio. Consoniatus. Un nome altisonante per questi scriccioli. Eh sì. E procediamo. Vediamo un po'. Oh. Ma che figo, regà. Tutto ciò è troppo bello. Triceratopo vuol dire faccia con tre corna. Non deve essere bello quel corno puntato addosso. Beh, direi di no. Questo è lo stegosauro. Dai, bello, bello, bello. Ehi, questo aveva un cervello grande come una noce. Ma pensa, allora avete qualcosa in comune. Buona. Spiritoso, brachiosauro. E questo invece... Dime, com'è? Il Dimetrodon era un predatore, okay. Alfa. Cos'è un predatore alfa? Un predatore super cazzuto. Oh. Detta così? Beh, era abbastanza. Gallimimus significa imitatore di galli. Oh. Chi inventa questi nomi? Gli scienziati. Beh, che dei cretini. Dai, il brachiosauro non l'analizza, certo. Il Brachiosaurus mangiava 300 kg di piante al giorno. Immagina la cacca. Cacca immensa, mamma mia, regà. Vabbè, è normale, insomma. Esseri giganti, merda gigante. Joel, guarda. È un dinosauro con il cappello.
Si chiama cappello sauro. Oh, c'è un altro cappello qua. Guardate le coincidenze. E dire che ce l'eravamo appena tolto, ragazzi, per metterlo a sto dinosauro. Cosa? Oh. Fossili. Che figata, ragazzi. Cioè, da notare i dettagli di sto posto, comunque. Ehi, una cosa stupenda. Beh, i paleontologi ritenevano che gli uccelli discendessero dai dinosauri. Oh. Fermi tutti, è arrivato il professore. Qualcosa l'ho imparato anch'io. Cioè, guardate che roba, ragazzi. Che figata. Guarda quanto è grosso questo teschio. Mi ricorda un po' Tommy. Guarda che glielo dico. No, dai. Se lo guardi con la luce giusta, ragazzi. Boom, Tommy. Comunque il Velociraptor, ragazzi, guardate il teschio del Velociraptor in confronto agli altri. Ecco, mai fidarsi dei figli. Infatti, cioè, rispetto agli altri, ragazzi, è minuscolo, pazzesco. Di qua possiamo andare? No, sembrerebbe di no. Spettacolari, raga, pure questi dettagli, cioè, con tutte tipo le mini descrizioni, i fossili e tutto il resto appresso, cioè, spettacolare. Possiamo andare di sopra, allora. Visitavi spesso musei? Sì. Sì, Sara li adorava. Non esagero, mi ha trascinato in ogni singolo museo del Texas. Beh, una bella cosa, eh. Sto cappello glielo mettiamo a questo, immagino di sì. No? Sembra una giraffa. Sì, hai ragione. Ehi! Hey! Ha un suo fascino. Te l'ho detto. Bellissimi sti momenti, ragazzi. Cioè, come quando, per esempio, appunto, hanno visto le giraffe nel primo. Cioè, sono momenti così dolci. In questo caso, regà, malinconici. Ovviamente, sapendo che lui non c'è più. Comunque, ragazzi, allora, il tempo a mia disposizione per oggi finisce qua. Quindi riprenderemo da qui la prossima volta. Mi verranno, regà, sempre i lacrimoni. Ogni qualvolta ci faranno vedere di nuovo Joel. È così che ce possiamo fare. Non so se a voi ha fatto lo stesso effetto, ma non ci posso fare niente, purtroppo. In ogni caso, ragazzi, come sempre, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!